Anna Rita Palmieri ci riprova con quale lista e con quale candidato sindaco? Candidato sindaco Pippo Cavaliere. Per la lista sto attendendo, sto vedendo un attimino quali sono i candidati, ma sono convinta però al momento qual è la lista, ma non mi voglio sbilanciare. Il Centro Democratico è ovviamente nel centro-sinistra extra large. Il Centro Democratico, io non sto nel Centro Democratico, quindi sceglierò una lista civica, ma non sono nel Centro Democratico anche perché non c'è più, si è sciolto il Centro Democratico. Io questi ultimi 5 anni ho continuato a lavorare, ho lavorato in un CAF, che è un CAF, è un centro di assistenza fiscale, continuo a lavorare per le persone, per le famiglie, per le donne disagiate e oggi mi ricandido al Comune di Foggia. Ricordiamo l'altra volta quanti voti prese? Presi circa 900 voti, credo un ottimo risultato. Sono circa 10 anni che sono la donna più suffragata di Foggia, quindi fino a quando non mi tolgono, diciamo, questa bandierina, Anna Rita Palmieri è quella più forte oggi. Spero che in questa competizione continuo ad avere questo ottimo risultato. Che ne pensa delle politiche per l'emergenza abitativa di Franco Landella? Le emergenze abitative, diciamo che è una realtà difficile e particolare. E hanno lavorato, ora bene, male, non mi voglio esprimere. Questo lo devono fare i cittadini, quindi io personalmente non mi voglio esprimere. Io per quello, quando sono stata io alle politiche abitative, ho dato il massimo, quindi quando ho potuto fare una cosa l'ho fatta, quando non la potevo fare sono sempre stata chiara, precisa e concisa con il cittadino.